Ok, questa è la prima tappa. Sono a Castel Madama, che è sulla strada, sull'autostrada tra Civitanova, Teramo, scusate, e Roma, passando per l'Aquila. E può essere un buon appoggio per andare poi a Fiumicino o comunque a Roma. È un po' in mezzo alle montagne. E praticamente è abbastanza silenzioso, si dorme bene anche se il letto è stranamente duro, il materasso. Tutto sommato c'è una bella vista. Stiamo ancora sull'Appennino qua. Castel Madama. La struttura è anche abbastanza grossa, però ci sono pochissimi ospiti, ma adesso è Santo Stefano, ieri era Natale, quindi da qui si prosegue per Roma e questa sera alle 20 si parte per Dubai e andremo insieme a vedere Dubai. Allora, siamo dentro un Villa Borghese. Da non crederci, ma questa è l'uscita del parcheggio di Villa Borghese con l'interrato. Oggi vabbè, è Santo Stefano, sono arrivato da fuori Roma in 20 minuti neanche qua dentro. Ci sono diversi livelli, diverse file e si esce sia qua a Villa Borghese sia là a Vittorio Veneto. Adesso vi faccio vedere anche l'uscita di Vittorio Veneto. Per la cronaca è il 26 dicembre 2014. All'uscita di Villa Borghese c'è un lungo corridoio che attraversa la strada e porta a questo. Tra un po' dovremo uscire a Vittorio Veneto. Ecco l'uscita classica, l'inizio proprio della strada di Vittorio Veneto. Ed eccoci qua, quella è Villa Borghese. E qua c'è Vittorio Veneto. Piazza San Silvestro a Roma. Avanti, sì, c'è ancora.
Piazza del Popolo. Mangiato pizza all'inizio della strada che porta a Villa Borghese. Questo è il parcheggio di Villa Borghese, 1800 posti circa, tutti così, casse, due piani. Questa è la mia macchina per andare all'aeroporto. Eccolo qua il parcheggio, non è male. Oggi è Santo Stefano, è mezzo vuoto, però non so gli altri giorni.